andiamo avanti, parliamo ancora del problema degli equilibri classici. Già prima, quando abbiamo parlato del problema dell'unicità della soluzione, ci siamo posti appunto il problema di determinare, di calcolare l'energia immagazzinata nel nostro solido. Bene? L'energia immagazzinata nel nostro solido l'abbiamo già visto prima, e quella che possiamo chiamare phi di epsilon, e cioè è uguale a un mezzo l'integrale su omega della phi piccola di epsilon in dq. Bene, questa è l'energia, tutta l'energia immagazzinata nel nostro oggetto quando è sottoposto a uno stato di sollecitazione S. Va bene? Abbiamo fatto già qualche passaggio precedentemente, ma insomma questo qui ci veniva fuori che era uguale a un mezzo integrale su omega di C epsilon in prodotto scalare con epsilon quindi D, ok? Perché questa è la definizione della finita. Scusate, ho sbagliato qua, il mezzo non ci vuole, il mezzo da qua, perché phi è uguale a mezzo di, ok? E C di epsilon già sappiamo che è la nostra sigma, va bene? E quindi questa espressione si traduce in un mezzo di sigma prodotto scalare epsilon di. Bene, a questo punto ci eravamo già arrivati anche prima. E adesso facciamo esattamente lo stesso passaggio, e cioè guardiamo questa quantità qua come un lavoro virtuale interno, va bene? Che dovrà essere uguale al lavoro virtuale esterno. Allora questo sarà uguale a un mezzo integrale su omega di p scalare 1 in dv più integrale su d f omega di p scalare u in dA più integrale su d u omega di sigma n scalare u cappello in dA. Bene. Finisce qua. E questo risultato va sotto il nome del teorema di Clapeyron. Che ci dice che se uno vuole calcolare l'energia immagazzinata nel corpo sollecitato da uno stato S, S grande, basta che calcola, non deve veramente andare a farsi questo integrale, basta che calcola il lavoro che le forze applicate compiono per gli spostamenti soluzione. Beh, lavoro sia delle forze di volume che le forze naturalmente di superficie, e che queste sono delle forze reattive compiono per gli spostamenti imposti. Calcolato questo lavoro, lo moltiplica per un mezzo, cioè lo divide per due, e ha ottenuto questa energia. Guardate, per capire l'efficacia del teorema di Clapeyron, vi faccio un esempio semplicissimo. L'esempio semplicissimo è questo. Ho una trave incastrata, una mensola, va bene? Con una forza concentrata sull'estremità z uguale L, va bene? D'accordo? Io non ricordo quanto vale questo spostamento, me lo ricordo a memoria, sono cose anche tabellate. Bene, lo spostamento in corrispondenza della sezione B, chiamiamola spostamento B con B, va bene? È uguale a una cosa che magari ricordate anche voi, FL al cubo diviso 3i, va bene? Bene. Se volessi calcolare tutta l'energia immagazzinata in questa struttura, in questa trave, basta che faccio questo calcolo, cioè il lavoro delle forze applicate per gli spostamenti soluzione diviso 2. La forza applicata è F, lo spostamento soluzione V con B, divido per 2, ho l'energia. Quindi l'energia in questo caso è Φ
è uguale a un mezzo di F per F, quindi F quadro L cubo diviso 3E. Questa è tutta l'energia immagazzinata in quella bolla, in quella struttura, questa è la nave. Bene? Questo è comodo perché se uno poi deve fare un conto di energia e questa energia deve essere restituita in qualche modo, uno ha un calcolo molto diretto del valore dell'energia, senza fare grandi, come vedete, grandi calcoli. Va bene? Quindi è uno strumento talvolta molto utile, no? Ok, fatto il teorema di Clapeyron, passiamo ad altro e parliamo del teorema di Petty. Petty dice questo. Allora, consideriamo uno stato di sollecitazione S1 a cui corrisponde una soluzione S piccolo 1 e poi uno stato di sollecitazione S2 a cui corrisponde una sollecitazione S piccola 2. Scriviamolo, va bene? Allora io ho così S1 che è uguale ovviamente a V1 Q cappello 1 e a questa corrisponde la soluzione lo stato elastico S piccolo 1 uguale a Q1 Epsilon 1 Sigma 1. Ok? Poi prendo uno stato di direzione S2 differente V2 Q cappello 2 e a questo corrisponde uno stato elastico S2 uguale a Q2 Epsilon 2 Sigma 2. Ok? Bene, il teorema di Betti vi dice che se fate il lavoro di questo stato di sollecitazione, bene, per questi spostamenti, bene, è uguale al lavoro che questo stato di sollecitazione compie per questi altri spostamenti. Cioè, il lavoro che il sistema S1 compie per la soluzione del problema 2, è un lavoro virtuale ovviamente, è uguale al lavoro che il sistema S2 compie per la soluzione del problema 1. Ci siamo? Va bene, questo si dimostra molto facilmente e si fa così. Calcoliamo il lavoro che il sistema sollecitazione 1, in particolare che queste forze compiono per gli spostamenti nel sistema 2. Va bene? Allora, quello che io posso chiamare il lavoro che il sistema 1 compie per 2, L1-2. Va bene? Un lavoro virtuale naturalmente. E questo è uguale all'integrale su omega. Le forze sono B con 1, compiono lavoro per gli spostamenti U con 2, abbiamo detto. Bene, quindi D più l'integrale su df omega di P con 1 U con 2 in dA più, naturalmente, guardate, dobbiamo prendere sempre le forze nello schema 1, gli spostamenti nello schema 2, va bene? Quindi più integrale su d omega di sigma 1 n q cappello 2 quindi a. Bene. Quindi abbiamo preso il lavoro che queste forze compiono per questi spostamenti, che queste forze compiono per questi spostamenti e poi che queste reazioni qui S1n compiono sempre per questi spostamenti qua, cioè nello schema 2. Ok? Va bene, questo è un lavoro, ed è, come abbiamo detto prima, un lavoro virtuale.
Vedendolo come un lavoro virtuale, naturalmente lo possiamo vedere come un lavoro virtuale esterno che dovrà essere uguale a un lavoro virtuale interno, ancora una volta. E il lavoro virtuale interno altro non sarà che l'integrale su omega di sigma 1 prodotto scalare epsilon 2 in db. D'accordo? Ma sigma 1 è, abbiamo detto, soluzione del problema 1, la tensione, soluzione del problema 1, e deve sicuramente soddisfare un'equazione di legame costitutivo di questo genere, ok? Quindi qua possiamo sostituire al posto di sigma 1 C epsilon 1. Lo facciamo, integrale su omega di C epsilon 1 scalare epsilon 2. Bene, se volete possiamo a questo punto passare un attimo per componenti, bene? Passiamo per componenti per fare questo calcolo, così capiamo esattamente quello che stiamo facendo. Ovviamente questo è sempre in db, e facciamolo per componenti, integrale su omega di cij hk epsilon 1 HK, per esempio, epsilon 2 IJ. Così è. Bene. Ho fatto C applicato su 1, e il risultato, tutto quanto è in prodotto scalare con 2. Ecco qui. Tutti gli indici, naturalmente, sono... gli indici si intendono sommati. Gli indici ripetuti si intendono sommati. Va bene? In db. A questo punto ci ricordiamo che C soddisfa la proprietà di simmetria maggiore, e cioè CIJHK è uguale a CHKJ, proprietà di simmetria maggiore, vi ricordate? E quindi utilizziamo questa proprietà, integrale su omega di CHKIJ. E guardate, qui scriviamo epsilon 1 HK e poi epsilon 2 IJ, o il contrario, ovviamente nel prodotto c'è la sua differenza. Quindi scriviamo qua epsilon 2 IJ, epsilon 1 HK. Quindi. Ma riguardiamo questo, in notazione, come dire, assoluta, compatta, come questa. Qua stiamo facendo adesso, guardate, gli indici di J sono saturati, quindi stiamo applicando C su epsilon 2 e il risultato in prodotto scalare con epsilon 1. Ok? Quindi questa espressione si può riscrivere in forma compatta come integrale su omega di C epsilon 2 prodotto scalare epsilon 1 in db. Ci siete? E ovviamente a questo punto noi C epsilon 2, ci ricordiamo di questa equazione, C epsilon 2 sarà sigma 2. Integrale su omega di sigma 2 epsilon 1. Di nuovo, questo lo riguardiamo come un lavoro virtuale interno, e essendo un lavoro virtuale interno dovrà essere uguale al lavoro virtuale esterno, va bene? E qui, e sarà in particolare, siamo sigma 2, tensioni in 2, deformazioni in 1, va bene? Quindi è il lavoro che le forze 2 compiono per gli spostamenti 1, ok? Quindi sarà uguale all'integrale su omega di V2 scalare U con 1 del V più integrale su DF omega di V2 scalare U1 e A più integrale su d omega di sigma 2n U cappello 1 d A, cioè le forze 2 per gli spostamenti 1, e questo naturalmente è quello che possiamo chiamare il lavoro virtuale 2 1. E quindi abbiamo dimostrato che
il lavoro delle forze 1 per gli spostamenti, soluzione del problema 2 è uguale al lavoro, non lo dico, è sempre virtuale naturalmente, al lavoro che le forze 2 compiono per gli spostamenti, soluzione del problema 1. Bene. Vi faccio un esempio, tanto per comprendere. Immaginiamo per esempio di prendere come caso di studio una trave, una mensola, sempre la più semplice possibile, va bene? La disegno due volte perché sto considerando due sistemi differenti di forze, ok? Nel primo caso per esempio considero questo è il sistema di forze, questo è il sistema 1, beh, cioè questa forza concentrata in corrispondenza dell'azione terminale della trave, per esempio. In quest'altro caso prendo questo sistema di forze, questo è il sistema di forze. Ma che mi sta dicendo il teorema di Bethe? Il teorema di Bethe dice questo: abbiamo uno schema 1, bene, con delle forze, è questo, abbiamo una soluzione, la soluzione la chiamiamo 1. Beh, io adesso più o meno ne faccio per un disegno, così, questo sarà il campo di spostamenti di con 1, a questo campo di spostamenti di con 1 corrisponde anche un campo di rotazione di con 1 e così via, curvature chi con 1 se vogliamo, va bene? Abbiamo sulla stessa struttura una sollecitazione diversa? 2. Bene, troviamo la soluzione anche di questa. E mettiamo che la soluzione sia questa. Questo sarà un campo di spostamenti V con 2, cui corrisponde poi un campo di rotazione F con 2 e così via. Ci siete? Va bene? Bene, il teorema di Bethe che cosa vi dice? Che se prendete le forze dello schema 1 e ne fate il lavoro con gli spostamenti dello schema 2, questo lavoro è uguale al lavoro che le forze dello schema 2 compiono per gli spostamenti dello schema 1. Allora, chiamiamo come al solito gli estremi A e B, va bene? Ed inoltre poiché qua abbiamo applicato questa coppia in un... nella mezzeria per esempio di questa mensola, chiamiamola C, indichiamo anche qua la nostra C, d'accordo? Che cosa ci direbbe il teorema di Bethe? Che il lavoro della forza F per B con 2 calcolato ovviamente nella sezione B, cioè in corrispondenza naturalmente della sezione dove è applicata la forza F, bene? Deve essere uguale al lavoro che la coppia M del sistema 2 compie per, non è lo spostamento perché le coppie naturalmente compiono lavoro per rotazioni, per la rotazione in corrispondenza della sezione C dello schema 1. Bene, questo è quanto dice il teorema di Bethe. Bene. Anche il teorema di Bethe ha tantissime applicazioni possibili, cercheremo di vederne qualcuna in seguito, ma è un tema molto interessante che vi dà tante possibilità di capire alcune cose. Bene. Questo teorema di Bethe si può, come vedete, dimostrare semplicemente facendo ricorso a due cose sostanzialmente. Uno, all'applicazione del principio del virtuale, lavoro virtuale esterno uguale al lavoro virtuale interno, va bene? Applicazione due volte, perché poi a un certo punto siamo arrivati qui, che era un lavoro virtuale interno, che sarà unico uguale a un lavoro virtuale esterno, va bene? Gli abbiamo applicato due volte il principio virtuale. Ma il nucleo, il punto centrale di tutta la dimostrazione sta sostanzialmente, guardate, in questo passaggio qui. Bene,
e cioè quando noi invochiamo la proprietà di simmetria maggiore della C, in cui scambiamo sostanzialmente gli indici di K e J con HK, e facciamo questo passaggio. Allora, di conseguenza, come al solito, qual è la proprietà fondamentale di cui abbiamo bisogno per applicare il teorema di Benti? È che il nostro corpo sia iperelastico. Perché se qualora non fosse iperelastico, la C non godrebbe, o almeno non è detto che godrebbe, della simmetria maggiore. E quindi non si potrebbe fare questo passaggio. Mi sono spiegato? Questa dimostrazione è, come dire, ritengo che sia molto semplice, diciamo tra virgolette un po' matematica, ma molto semplice tutto sommato. E a questa dimostrazione si può affiancare un'altra dimostrazione, diciamo un po' più dal sapore meccanico. Allora, facciamo anche questa. Guardate, questa dimostrazione la faccio facendo uno schema di una tavola appoggiata appoggiata, insomma, la faccio nella maniera più semplice, no, che riesco a immaginare, vabbè. Ma naturalmente non vale solo per le travi appoggiate appoggiate, vale per un solido qualsiasi, va bene? Ok, mi disegno due volte la trave, d'accordo? E faccio così. Ho uno stato di sollecitazione S1, come al solito, e questo S1 in realtà nel caso della trave si traduce semplicemente nel dire ho una forza F che io chiamo F1. Mettiamolo in alto l'1 così come abbiamo fatto nello stato di sollecitazione prima. Va bene? D'accordo? Allora, io che faccio? Immagino che ho una storia di carico su questa trave. E cioè, prima agisce F1, cioè agisce solo F1, va bene, sulla trave. Quando ho applicato completamente il valore di F1, faccio agire anche F2, in un secondo momento, ok? Quindi qua, lo metto qua sopra F2, tanto per intenderci. D'accordo? Per dire, prima agisce F1, poi, in un secondo momento, agirà F2. Ok? Che faccio su questo schema? Mi andrò a calcolare l'energia che si immagazzina nella trave. Va bene? Questa energia la chiamerò E1, 2, per dire che ho applicato prima l'1 e poi ho applicato il 2. Ci siamo? Ho spiegato? Nel secondo schema invece faccio così, cambio la storia di carico, cioè applico prima la forza F2 e una volta applicata la forza F2 applico la forza F1. Va bene? Anche in questo caso calcolerò tutta l'energia e poiché la storia è cambiata, prima la 2 poi la 1, questa energia la chiamo E21, va bene? Naturalmente io sono nell'ambito dei materiali iperelastici, quindi che cosa deve succedere? Che indipendentemente dalla storia di carico che sto seguendo, l'energia immagazzinata deve essere sempre la stessa. Bene,
Quindi quello che deve succedere poi è che E1, 2 deve essere uguale a E2, 1. Ok? Va bene. E vediamo quali sono le conseguenze quando noi andremo a imporre questa condizione, che appunto l'energia è la stessa. Allora, immaginiamo quindi di applicare a questo punto solo la forza F1 sul primo schema. Abbiamo questa forza F1, ovviamente avremo una deformata della nostra trave, mettiamo che sia questa, verosimilmente. Bene. E facciamo così, in particolare andiamo a selezionare gli spostamenti in corrispondenza delle due sezioni dove poi sono applicate le forze. Bene. Questo spostamento qui, adesso cerco di rendere chiaro diciamo, il disegno al massimo, questo disegno, spostamento lo chiamo lo spostamento V, va bene? Dovuto alla forza 1 nella sezione 1. S1 intendo dire sto nella sezione numero 1, cioè nella sezione dove è applicata la forza 1, tanto per intenderci. Bene. E qui avrò invece uno spostamento che è questo, che è lo spostamento V, sempre dovuto ad 1, ma nella sezione 2. Va bene? A questo punto della storia ho già applicato F1, applico F2. Ovviamente si sovrappongono gli effetti, immaginate, e quindi voglio dire, avrò uno spostamento totale che sarà una cosa del genere. Bene. Chi è questo? Questo sarà lo spostamento B dovuto alla forza 2 nella sezione 2. Ok? Chi è questo? Questo qui sarà lo spostamento V dovuto sempre alla forza 2, ma nella sezione 1. Ok, cerchiamo di calcolare l'energia. Va bene? Allora, per calcolare l'energia facciamo così. Facciamo prima cosa un grafico. Bene. Qui ci metto la V nella sezione 1 e qui ci metto la forza F1. Bene, ci siete? Qui metto la V nella sezione sempre 1, ma ci metto la forza F2. Invece qui sotto metto la forza F1 e lo spostamento nella sezione 2. Va bene? E qui ancora la forza nella sezione 2 e lo spostamento nella sezione 2. Ok. All'inizio naturalmente tutte le forze sono zero e in questo diagramma è tutto zero. Va bene? Cominciamo a vedere quello che sta accadendo qui. Va bene? Il valore della forza 1, il valore massimo della forza 1 che applico, mettiamo sia questo. Va bene? Allora,
piano piano riattivo questo carico. Io sto immaginando naturalmente un carico applicato in maniera quasi statica, in maniera tale da non far vibrare la mia trave, bene, come se fosse un granellino di sabbia alla volta, senza che vibra, no, gli effetti vibrazioni. E ovviamente all'inizio comincia piano piano che applico questo carico, il comportamento è lineare, il valore dello spostamento aumenta fino a che non ho raggiunto il valore della forza che volevo io. Bene, ci siamo? Quando io ho raggiunto il valore F1 della forza che volevo io, ovviamente qua, questo spostamento qui, non è altro che questo spostamento qua, lo vedete? E cioè, questo valore è esattamente V1S1, quello che abbiamo chiamato V1S1. Va bene? Quando io sto applicando la forza F1, va bene? Ovviamente ho anche degli spostamenti 2, d'accordo? Avrò anche degli spostamenti 2, mi dà vita a spostamenti 2, va bene? Li posso bloccare oppure anche no, voglio dire, non sono, diciamo che questi non sono interesse, però se vogliamo li possiamo bloccare, va bene? E cioè, come al solito, sempre facendo lo stesso diagramma, io arrivo fin qua, questo è il valore della mia forza, no? Applicata, e arrivo a che ho questo spostamento qui, quando il valore della forza è quello che mi interessa. E questo valore dello spostamento è esattamente quello che lì ho indicato, V1S2, lo vedete? S2. Va bene. Ovviamente, intanto che noi stiamo applicando questi spostamenti 1, scusate, in questa forza 1, il valore della forza 2 è 0, ma gli spostamenti stanno comunque aumentando. E quindi anche qui registro alla fine questo spostamento qui, che è il V1S1, bene? Con la forza F2 che è ancora 0, d'accordo? E ovviamente da quest'altra parte anche qui vado a registrare lo spostamento V1S2 con la forza che è ancora 0. Sono su questo schema così. Ci siamo fin qui? Ok. Abbiamo applicato la forza F1. A questo punto che facciamo? A questo punto applichiamo la forza F2. Va bene? Applicando la forza F2, vediamo quello che sta succedendo in questo grafico. Applicando la forza F2, in particolare aumenta il valore dello spostamento della sezione 2, questo spostamento qui. Di quanto aumenta? Di questo incremento qui, cioè di questa quantità qua. Quindi io arrivo al mio valore finale della forza F2, mettiamo che sia questo, va bene? E piano piano sarà aumentato sia la forza che il valore dello spostamento fino a raggiungere questo valore qua. Quanto vale lo spostamento totale? È la somma di questo più quello lì che abbiamo accumulato adesso. Ok? Quindi qua ci avrò, e questo sarà uguale a V1S2 più V2S2. Questo spostamento qua. D'accordo? Naturalmente però, mentre io stavo applicando la forza F2, ho avuto anche uno spostamento nella direzione S1. Lo posso registrare questa cosa, la posso registrare, cioè adesso la forza F2 è aumentata e arrivata a questo livello, e ovviamente qui
è aumentato anche il valore dello spostamento fino a raggiungere questo valore qua. Quanto vale lo spostamento qui? E ovviamente anche in questo caso è la somma dello spostamento che avevo prima, questo, quello che sto accumulando adesso. Quindi qua avrò V1S1 più V1 V2S1. Possiamo anche riportare, no, questa storia di carico con questi altri due diagrammi, va bene? Vediamo prima questo, andiamo via questo. Allora, ancora una volta, sto seguendo lo spostamento in S2 nei confronti del valore della forza F1. Adesso la forza F1 è rimasta costante, il valore dello spostamento ho raggiunto nella sezione 2 è esattamente uguale a questa quantità, somma di questi due termini, e quindi lo riporto anche qua, V1S2 più V2S2. Ed infine andiamo su questo diagramma, va bene? Andiamo su questo diagramma e anche qui naturalmente che cosa è successo nella sezione S1? Nella sezione S1 la forza F1 è rimasta costante quando io applicavo la forza F2, quindi sono rimasto, come dire, lungo questo valore, bene? E ho raggiunto il valore dello spostamento, diciamo, finale, che è la somma, e questa somma qui, bene? La somma dei due spostamenti, e che quindi sarebbe V1S1 più V2S1. Va bene? E ovviamente questo vale fin qui. È finito. Ok? Allora, voglio calcolare, come dicevo prima, l'energia. L'energia è 1. L'energia è dato dal, come dire, dall'integrale, no? della forza per l'incremento di spostamento. D'accordo? Durante tutto il percorso di carico. Bene. E allora che cosa devo guardare? Guardo questo, per esempio, è l'integrale che la forza, no, compie per gli incrementi di spostamenti, quindi sarà semplicemente l'area sottesa da questa curva. Attenzione, F1 con lo spostamento nella sezione 1, perché ovviamente F1 è applicata nella sezione 1, quindi è lo spostamento della sezione giusta. Ok? Quindi la prima cosa è l'area di questa curva qua, di questo tratto, e naturalmente è uguale all'area del triangolo, questo, va bene? E questo sarà un mezzo F1 che moltiplica V1S1, va bene? L'area di questo triangolo, banalmente, più l'area di questo rettangolo, fatemelo dire così, va bene? Che sarà F1 che moltiplica questa distanza qua, che è esattamente questa quantità qua, cioè è V2S1. Va bene? Perché dicevo che questi due diagrammi alla fine non mi servivano più di tanto? Perché ovviamente qui sto riportando, per il calcolo dell'energia, sto riportando la forza della sezione 2 contro lo spostamento della sezione 1. Ma naturalmente la forza della sezione 2 compie lavoro per lo spostamento della sezione 2, mica nella sezione 1. Quindi questo diagramma e questo diagramma alla fine non mi servono per calcolare l'energia. Quello che mi serve è questo, l'abbiamo utilizzato, poi mi servirà questo, che mi riporta il valore dello spostamento nella sezione 2 lì dove è applicata la forza F2. E ancora una volta, qual è l'energia che si sta consumando? L'energia che sta accumulando, neanche, non consumando, che si sta accumulando. L'energia che si sta accumulando, ancora una volta, banalmente, l'area di questo triangolo. Ok? E quindi è uguale a un mezzo F2 V2S2.
Bene, ci siamo. Allora, visto che abbiamo capito che di questi grafici gli unici che ci interessano sono questo e questo, facciamo così. Adesso questi li cancelliamo proprio perché appunto abbiamo capito che non ci serviranno a niente, quindi è inutile neanche che perdiamo tempo a farli. Bene. E adesso rifacciamo questi grafici pensando alla seconda storia di carico. Allora, nella seconda storia di carico che cosa accade? Prendiamo qua questo schema e applico prima F2. Per effetto della presenza di questa sollecitazione, di questa forza F2, ovviamente la mia struttura si deforma, la trave si inflette, tanto per capire. E avrò uno spostamento nella sezione 1 e uno spostamento nella sezione 2. Quanto vale lo spostamento nella sezione 1 provocato dalla forza 2? In realtà l'abbiamo già detto quanto vale. Quanto vale lo spostamento nella sezione 1 provocato dalla forza 2? È questo. Questo valore qui. Quindi avrò V2 nella sezione 1. E questo naturalmente sarà il V2 nella sezione 2. Ci siamo? Successivamente applico la forza F1, ok? Allora si ha un incremento naturalmente della deformata della nostra trave. Bene, immaginiamo che sia fatta così e ancora una volta avrò questi spostamenti qua in corrispondenza della sezione 1 e della sezione 2. Quanto vale questo spostamento? Anche queste sono cose che abbiamo già definito precedentemente, cioè lo spostamento provocato da F1 nella sezione 1 è esattamente questo. Quindi è V1 è nella sezione 1 e questo invece è V1 nella sezione 2. Va bene? Ovviamente la deformata è la stessa alla fine, sia nella prima che nella seconda storia di carico. Ok, rifacciamoci un attimino questi diagrammi per poi andare a valutare l'energia, questi diagrammi, queste storie, no? Forse spostamenti che ci sono utili per calcolare l'energia. Allora, ovviamente dobbiamo cancellare quello che è segnato prima, questo è 1 e questo è 2. Allora, mi ricordo nella seconda storia di carico, prima applicavo F2, quindi devo entrare la prima cosa in questo diagramma. Applico F2, raggiungo il mio valore massimo, no, della forza che volevo applicare, F2, va bene? E accumulo un certo valore dello spostamento. E questo valore di spostamento che ho accumulato è questa quantità che l'ho già chiamata V2S2, la vedete? V2S2. Bene, naturalmente quello che sta accadendo è che mentre sto applicando lo spostamento la forza F2, sto accumulando uno spostamento anche nella sezione 1, ed è questo spostamento qui, questo è lo spostamento che corrisponde all'applicazione della forza F2. Bene, quindi su quest'altro diagramma qui mi devo riportare questo V2 nella sezione 1. In corrispondenza naturalmente di una forza F1 uguale ancora a 0, perché la forza F1 ancora non l'abbiamo applicata. Ok? A questo punto vado ad applicare anche la forza F1 e quando applico la forza F1, in corrispondenza della sezione S1, si avrà un incremento di spostamento pari a V1S1. Quindi qui questo è il valore della forza F1 che voglio applicare e qui avrò un incremento di spostamento che sarà V1S1. Quindi ci sarà uno spostamento di V2S1 più V1S1. Questo spostamento qua.
Contemporaneamente, mentre sto applicando la forza F1, la sezione S2 continua a subire uno spostamento, quando la forza F2 è rimasta costante. E quindi, in questa storia di carico, noi abbiamo che questa rimane costante e si accumula uno spostamento totale, che è la somma dello spostamento che avevamo prima, più l'incremento di spostamento. E quindi abbiamo V2S2 più V1S2, cioè lo spostamento provocato dalla forza 1 nella sezione 2. Mi avete seguito in questa logica, sì? E a questo punto siamo di nuovo pronti a calcolare l'energia. E questa è l'energia che corrisponde a una storia di carico 2-1, prima la forza 2 e poi la forza 1. E a che cosa è uguale? Beh, come al solito, in maniera molto semplicistica, dobbiamo fare l'area di queste curve, delle curve, l'area sottesa da queste curve. Quindi l'area di questo triangolo più l'area di questo rettangolo è l'area di questo triangolo. Questo è tutto. Cominciamo. L'area di questo triangolo sarà 1/2 F2 che moltiplica V2 V1 S2. V2 S2. Ecco qua. 1/2 F2, 1/2 F2, V2 S2, siamo qui, ok? Più ancora F2 che moltiplica V1 S2. Questo qui è V2 S1. V1 S2, questo è V1 S2, ok? Ci siete? E quindi abbiamo considerato tutta questa energia. Adesso dobbiamo inserire, sommare anche questa energia qui, che altro non è che 1/2 di F1 per questo incremento, e l'incremento è V1S1. Quindi in più 1/2 F1 V1S1. Allora, come dicevamo prima, l'energia 1,2 e 2,1, le due energie devono essere fra di loro uguali. E quindi che cosa accade? Che ovviamente, no? Dovendo essere fra di loro uguali, questi due termini già si trovano, sono uguali. Vedete? Questi due termini pure già si trovano, sono uguali fra di loro. Nell'imporre questa condizione abbiamo che queste due quantità devono essere fra di loro uguali. Quindi lo riscrivo: F1 V2 S1 è uguale a F2 V1 S2. E quindi voglio dire, ovviamente abbiamo un sistema di carico molto semplificato su questo schema di trame, ma vi sta dicendo che il lavoro che la forza 1 compie per gli spostamenti provocati nella sezione 1 provocati dal sistema di forze 2 è uguale al lavoro che la forza 2 compie per gli spostamenti nella sezione 2 provocati dal sistema di forze 1. Cioè vi dice esattamente la stessa cosa, cioè teorema di Curti. Va bene? Siete convinti?